La mattina non è bello ciò che è bello ciò che tace. Buongiorno, buongiorno e buon lunedì 29 marzo. Ieri 28 marzo, data storica. 28 marzo 2021. 28 marzo. Ieri Valentina Giacinti ha realizzato 4 gol in un derby. Derby femminile contro l'Inter, vittoria del Milan 4-1. Perché storico? Perché un altro bomber che indossava la maglia del Milan, esattamente 61 anni prima, 61 anni e un giorno, 27 marzo 1960, segnava 4 gol in un derby. Era José Altafini. Io c'ero. Ricordo che nell'Inter mi sembrava giocasse un difensore centrale anche forte, Cardarelli. Ma in quella vittoria per 5-3 Altafini, il 27 marzo 1960, che grande vittoria 5-3, segnò 4 gol. Sono passati dunque 61 anni e un giorno e il 28 marzo Valentina Giacinti, il capitano, il centravanti del Milan, ha realizzato 4 gol. Ho voluto partire con questo prima di parlare del Milan. Ho parlato del Milan e sempre Milan, Milan femminile, allenato da vecchio cuore Maurizio Ganza. Vittoria per 4-1, ha segnato di testa con un colpo di testa azzeccato, con una girata molto bella, con un calcio di rigore, con un altro tiro angolato. E gli ho mandato a Valentina un piccolo messaggio, Il segno dei quattro. Ve lo ricordate? Un grande romanzo di Sir Arthur Conan Doyle, per protagonista Sherlock Holmes. E chi ama il cinema se lo ricorda, perché da quel libro, da quel racconto, Il segno dei quattro, fu tratto un film che di Barry Levinson, Sherlock Holmes Young. Un'indagine di un giovane Sherlock Holmes, Piramide di paura. Ecco questa digressione cinematografica che mi ha ispirato Valentina Giacinti. Gli ho scritto complimenti, Il segno dei quattro, tu più brava di Sir Arthur Conan Doyle sul campo di calcio. Ma non è finito. Ieri il solito strepitoso, meraviglioso, incredibile, invincibile, Ibra Supremacy, con un colpo di tacco alla Takevondo, più o meno si dice così, insomma, l'arte marziale, alla sua maniera. Ne avevamo visto una volta nel Milan, quando ha aperto la gamba per dare un pallone con un'apertura che sembrava un cormorano quando ha aperto, invece che le ali, come un cormorano ha aperto le gambe per dar questo passaggio. Ieri, con un colpo di tacco, ha liberato per il primo gol della vittoria in Kosovo della Svezia 2-0, un compagno che ha realizzato poi il gol. Sempre le partite, le vittorie, con la grif di Zlatan Ibrahimovic, di Ibra Supremacy. Ibra Supremacy dovrebbe aver chiuso la sua avventura svedese di queste tre partite, di questo inizio della sua avventura svedese che vedremo poi anche, ci auguriamo, agli europei e poi magari anche ai mondiali. Ha chiuso perché dopo aver battuto la Georgia, la Svezia ha battuto il Kosovo, e però l'ultima amichevole verrà giustamente risparmiata a Zlatan Ibrahimovic, che tornerà domani o stanotte già in Svezia, rimarrà magari un giorno con la famiglia e poi sarà ad allenarsi prima degli altri insieme ai compagni che sono rimasti a Milanello per cominciare la preparazione, perché oggi il Milan comincia questo lunedì, è iniziato ieri ma questa settimana comincia questa volata di 10 partite, non 10 finali, 10 partite, finali sono un'altra cosa.
queste 10 partite che lo dovranno portare, speriamo, più in alto possibile in classifica. Come merita il Milan, che dal metà giugno, quasi un anno fa, ha cominciato una cavalcata straordinaria, che l'ha visto primo nella Coppa d'estate, primo per 21 giornate e adesso, dopo qualche incertezza, figlia degli infortuni, figlia delle assenze, avventure figlie delle assenze, figlie delle sfortune dovute a qualche acciacco di troppo, ebbene è rimasto secondo. E ora attende la Sampdoria, poi andrà a Parma, poi avrà ancora in casa Genoa e Sassuolo, prima di andare il 26 lunedì contro la Lazio in un'altra delle partite decisive con una concorrente, diciamo sempre diretta, anche se un po' indietro, ma ci auguriamo che il Milan lo possa affrontare con un buon margine anche a fine aprile. Purtroppo ancora preparazione personalizzata per Leao e Rebic, di Mandzukic non parlo perché so che arriverà magari dopo la sua disponibilità a Stefano Pioli. Mentre, sempre un po' più indietro, sono Romagnoli e Calabria. Giorno dopo giorno arriveranno tutti i nazionali, il Milan praticamente effettuerà solo la rifinitura di vigilia il venerdì con tutti, il giorno della conferenza stampa di Pioli, con tutti i giocatori a disposizione, ma mi auguro proprio che l'allenatore rossonero possa contare intanto sulla base. E quando io parlo di Donnarumma, complimenti, l'Italia ieri ha vinto 2-0 contro la Bulgaria, con una bella parata, anche se in fuorigioco, grande parata di Donnarumma. Poi è arrivata la bandierina, però la parata c'era stata. Quindi, dicevo, con Donnarumma, con Dalot o Kalulu. Kalulu continua a prendere punti su punti, quindi vedremo. Poi ci sarà il solito joystick Tomori con Kjær, che ha compiuto gli anni. La sinistra Theo Hernandez, che non riesco a capire, vorrei chiedere a Deschamps, che ha ragione, è campione del mondo, quindi ha ragione lui, perché Theo Hernandez non venga ancora preso in considerazione. È un mistero, mi piacerebbe proprio chiederlo a Deschamps, mi auguro che qualche giornalista dell'equipo di France Football glielo chieda. Qualcuno dirà, ma meglio perché si allena col Milan, no? Io vorrei sempre i miei giocatori in nazionale, vuol dire che sono i più grandi. Kessié Benacer, finalmente tornano titolari, con Tonali e Meite pronto a arrivare, Selemaeker convocato alla nazionale belga, Çalhanoğlu che sta continuando a mietere successi con la sua Turchia, e oggi, intorno a mezzogiorno, e arriverà poi il mio video, si capirà oggi lunedì se al buon Rebic verrà tolta, verrà dimezzata la squalifica e quindi verrà tolta una giornata e potrà esserci là a sinistra insieme là davanti a Ibrahimovic. Per Calabria, Romagnoli e Mandzukic non credo che ci sia ancora possibilità. Mi auguro ovviamente che togliendo la giornata a Rebic ci possa essere Rebic a disposizione sul piano fisico insieme a Leao, perché incominciamo poi a inserire i giocatori durante la partita, eccetera. Milan può prepararsi durante la settimana, deve sfruttare questo fatto per tentare di portare a casa più punti possibile e poi guardarsi intorno un vecchio refrain, per usare una parola antica, un vecchio leitmotiv. Chiudo dunque questo video, ancora grandi complimenti a Valentina Giacinti, ancora lei il segno del 4, ha eguagliato il record di José Altafini del 27 marzo, 61 anni dopo e un giorno, quindi ancora complimenti, un'altra maglia rossonera a segnare 4 gol in un derby. José Altafini, Valentina Giacinti, due grandi campioni che il Milan continua, ricorda come fosse il primo giorno questi gol di José Altafini, un eroe anche della prima Coppa dei Campioni, e auguriamo anche che Valentina Giacinti possa giocare alla Coppa dei Campioni e regalarci delle grandi gioie per il Milan femminile allenato da Maurizio Ganz. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegrini.